Grazie al bando CI per chi crea e alla collaborazione con Michele Saragoni della casa di produzione Odo Movies e grazie anche al sostegno del dirigente scolastico Massimo Fontanelli, il Polo Fermi Giorgi ha realizzato un progetto innovativo. Laboratorio Cinema ha coinvolto 45 studenti della provincia di Lucca, provenienti da percorsi formativi diversi, e ha permesso loro di approfondire tematiche legate al mondo del cinema. I moduli formativi sono stati tenuti da docenti professionisti del settore, Cristina Puccinelli, Michele Saragoni, Mattia Talò e Matteo Castelli, e sono stati coordinati da docenti del Polo, da me Simona Russo e dal professor Luciano Carlotti. I ragazzi, oltre al corso di formazione, hanno avuto la possibilità di incontrare professionisti, veri e propri talenti del mondo del cinema. La nostra scuola ha avuto l'onore di ospitare Neri Marco Re, il regista Sidney Sibilia e Maurizio Lombardi. Oltre a questo, abbiamo anche potuto acquistare delle attrezzature tecniche come computer e altro che daranno l'opportunità ai ragazzi di mettere in pratica quello che hanno imparato. Il nostro laboratorio di cinema era suddiviso in 4 moduli, erano 3 gruppi fondamentalmente di 15 ragazzi che imparavano discipline diverse. Il primo modulo era legato alla scrittura, quindi i ragazzi hanno imparato a scrivere una sceneggiatura e a raccontare le loro storie. Nel secondo modulo imparavano la fotografia e il lavoro sul set, quindi hanno imparato un po' a usare il cellulare o anche piccole telecamere e anche a riprendere il suono. Nel terzo modulo si occupavano di tutto quello che era la post-produzione, ovvero montare il video, fare i titoli di coda e imparare anche qualche effetto speciale. Il quarto modulo era la riunione di tutti i ragazzi, dove si sarebbero scelte 3 storie del primo modulo e insieme ai ragazzi degli altri le avremmo girate. Purtroppo quello che è successo non ci ha consentito di poterci vedere e poter fare questo lavoro di gruppo, quindi abbiamo deciso di raccontare il periodo storico che stavamo vivendo. I ragazzi hanno fatto lezioni con me online e alla fine ognuno di loro ha portato una storia personale di questo periodo storico. Abbiamo fatto un documentario di creazione e quindi ognuno di loro si è raccontato nelle loro case, dandoci piccoli stralci di quello che hanno imparato, di quello che hanno passato in questo periodo molto particolare. Il titolo di questo documentario è Quando il tempo non si sente. E mi è venuto in mente quando gli insegnanti ci hanno chiesto di scegliere questo titolo e io lì per lì avevo 10 titoli a disposizione e ho scelto quello che più mi piaceva ed era questo qua. Ho scelto di fare il secondo modulo perché lì si imparava la fotografia, come si facevano i video. All'inizio non si può neanche tenere in mano una telecamera, invece adesso so almeno le basi. So alcuni tipi di riprese. Nel mio video ho raccontato la mia giornata, cosa facevo, mi svegliavo, mi alzavo e ad un certo punto ho deciso di fare qualcosa di diverso e mi misi a cucinare un dolcetto così. Alla fine questa quarantena è servita a imparare nuove cose. Il nostro documentario Quando il tempo non si sente parla essenzialmente delle nostre esperienze in quarantena, quindi ognuno ha portato il proprio contributo. Io personalmente ho parlato della mia esperienza col cellulare, essendo che è un mezzo che abbiamo utilizzato tutti. E altri invece, come il mio compagno, ha parlato del fatto che durante la quarantena ha preparato dolci. Chi invece ha parlato della propria esperienza con i genitori. Insomma, ce ne abbiamo un po' di tutti i colori. Io personalmente ho scelto l'idea del cellulare perché era quella più semplice e secondo me fra quelle che avevo in mente quella un po' più efficace, perché ci possiamo ritrovare un po' tutti in questo. E ho girato con una telecamerina che avevo in casa, niente di eccezionale, e mi sono documentato mentre, che ne so, ero sul bagno, in camera, la sera. Via, momenti di quotidianità. Direi la verità, a parte il fatto che non potevo confrontarmi con altre persone, a parte le altre 3 che avevo in casa, ovvero mio padre, mia madre e mia sorella, essenzialmente nulla. Cioè, no, i primi tempi eravamo tutti felici di uscire, ma anche ora, ma giusto perché siamo ragazzi, non perché c'era
sta voglia post quarantena e ho avuto mio padre in casa 2 mesi, è stata una bella esperienza. E per il resto, cioè, sono stato davanti al computer, davanti al telefono, non mi è cambiato assolutamente niente. Ho aggiunto delle ore a queste attività giusto perché non dovevo andare a scuola, quindi non c'avevo 5 ore fisse, perché magari un'ora la saltavi perché il prof metteva sincrona o comunque erano meno di 5 ore, quindi ho avuto più tempo per fare le mie cose, però il resto non è cambiato assolutamente nulla. Ho scelto il modulo 1 perché mi piacciono le storie, mi piace quando mi raccontano le storie, mi piace raccontare le storie, mi piace creare storie, e era quella che più si avvicinava fra i 3, anche se a dire la verità anche gli altri 2 erano interessanti, però questa si avvicinava di più alle mie corde, mettiamola così. E ho imparato come bene o male deve essere strutturata una buona storia per funzionare, che magari avevo delle idee in testa ma avevano giusto qualche falla ogni tanto. E sì, ci sono stati mostrati degli esempi di spezzoni di film con delle parti che ci spiegavano meglio ciò che c'era stato spiegato in precedenza a voce. E abbiamo visto spezzoni di un po' di tutto, abbiamo visto i mostri, Into the Wild, per strutturare meglio quel che dovevo fare, quindi cosa mettere prima, cosa mettere dopo, come metterlo, e per regia mi sono un po' arrangiato con quel che pensavo fosse meglio. A febbraio siamo partiti in gruppi da 15 e abbiamo esplorato il mondo del cinema. Io personalmente ho fatto la composizione di video e audio. Nel video finale mi sono occupato dei titoli di coda e i titoli di testa. Era la prima volta che utilizzavo la suite Adobe, ma mi ci sono trovato molto bene. Il professor Michele Saragoni è stato molto gentile con me e mi ha aiutato nei passaggi in cui non ero molto bravo, e mi sono divertito. La cosa più bella è stata avere la possibilità di creare qualunque cosa rimanendo sotto i limiti di tempo, che erano quelli che erano un pochino più pressanti. La cosa più difficile è stata rientrare nei tempi del video già compositato, ma come dice il detto, dai limiti esce la creatività dell'uomo, quindi è stato un buon allenamento. La parte più divertente è sicuramente stata creare il titolo del laboratorio, dove ho utilizzato diversi colori riprendendoli anche dagli spot, diciamo, dai post social che avevano preparato. Sono andato per modo creativo di presentare il laboratorio per esprimere la creatività che usciva fuori dalle lezioni e la gioia di andare e imparare cose nuove. Il titolo del documentario ho deciso di scriverlo in corsivo a mano per rappresentare l'umanità, cioè noi che gli studenti che facevamo il progetto. A febbraio ho deciso di entrare nel modulo 3, quello della post-produzione, perché mi sembrava quello più affine al mio percorso da informatico, e mi sarebbe molto interessato saper montare da solo video per il futuro. Sono qua, disteso sul mio letto, con le pareti che parlano di me più di quanto ormai posso farlo io. Se dovessi parlare della mia esperienza in quarantena, non penso che ci sarebbe molto da dire. Tutti i piani, tutti i progetti, svaniti nel giro di qualche giorno. In questi ultimi mesi ho avuto molto tempo per fermarmi, prendere fiato e ripartire. Ci siamo chiusi in casa, chiusi in noi stessi, con la paura e l'inconsapevolezza di quello che poteva esserci fuori. Andrà tutto bene di pochi ore. Qualche settimana si tornerà alla normalità e altre fasi di questo genere. Volevo crederci, tutti volevamo crederci, ma non è andata così. Finalmente però stiamo arrivando a vedere la luce del tunnel. Solo se saremo uniti usciremo finalmente da tutto questo e continueremo a inseguire i nostri sogni come abbiamo sempre fatto.
In questa quarantena mi sono accorto che le giornate sembravano allungarsi, come se il tempo non passasse mai. Poi, aggiunto a ciò, mentre ero chiuso in casa, intanto fuori le giornate erano splendide, con un sole che spaccava le pietre. Sono state le giornate abbastanza monotone, anche perché più passava il tempo, più non sapevo cosa inventarmi per non annoiarmi. Nei momenti in cui scendevo dal letto, mi affacciavo alla finestra e vedevo le strade deserte e prive di rumori. A vedere tutto ciò mi afferravano nella mente quelle persone che stavano vivendo tutto ciò ma in maniera più complicata e pericolosa. All'inizio riuscivo ad intrattenermi con letture e giochi, però con il passare del tempo anche questi semplici passatempi diventavano noiosi e finivano per annoiarmi. Credo che questa quarantena mi abbia fatto riflettere sull'importanza di stare con le persone, nel mio caso con gli amici. Credo che abbia fatto bene stare un po' da solo, ma comunque adesso che è finita mi sento più libero. Infatti pochi giorni dopo la fine della quarantena mi sono subito ritrovato con alcuni miei amici per ricominciare finalmente a giocare a calcio. Ormai tutto ciò che abbiamo passato credo sia finito e spero non accada più. Potenzialmente, visto che la situazione epidemiologica cambia velocemente, di sospendere le attività didattiche al di fuori della zona rossa fino al 15 di marzo. Quindi da domani, a partire da domani. E che bisogna stare a casa. Stiamo a casa, poi... Abbiamo pubblicato da poco sul sito del Ministero dell'Istruzione la pagina sulla didattica a distanza e ci tenevo a mostrarvela. Portiamo la sospensione delle attività didattiche sia nelle scuole sia nelle università sino al 3 aprile. Quindi questo è un primo dato e questo serve per far chiarezza a tutte le persone su tutta la penisola, isole comprese. Fai come me. Questo è un messaggio per ricordare a tutti di seguire le regole, quindi restiamo importante a casa. Importante dei contagi, delle persone ricoverate in terapia intensiva e subintensiva e anche, ahimè, delle persone decedute. In particolare ai loro cari va tutta la vicinanza nostra del governo. Ma purtroppo tempo non ce n'è. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita. Penso di poter interpretare di tutti gli italiani. Le nostre abitudini quindi vanno cambiate. Vanno cambiate ora. Dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell'Italia. E quando parlo dell'Italia parlo dei nostri cari, dei nostri genitori, dei nostri nonni. Lo dobbiamo fare subito e ci riusciremo. Solo se tutti collaboreremo e ci adatteremo subito a queste norme più stringenti. Ma per questo che ho deciso, d'accordo con gli altri componenti del governo, di adottare misure ancora più forti, ancora più stringenti, per riuscire a contenere il più possibile l'avanzata del coronavirus e tutelare così la salute di tutti i cittadini. Ti vorrei ricordare. Ma se la salute dei cittadini, la salute pubblica è un bene connesso a vedere.
Ormai i giorni sono tutti uguali e si ripetono continuamente. Mi sveglio, pranzo, studio, gioco, ceno, una bella doccia e poi vado a letto, per poi riniziare il giorno seguente. Un pomeriggio mi stufai di giocare alla play e mi venne in mente un'idea. Perché non vado a fare qualcosa di nuovo? Allora decisi di provare a preparare un dolcetto, il tortino con cuore fondente. Una volta presi gli ingredienti, cominciai subito a cucinare e dopo un'ora di lavoro sono finalmente riuscito a vedere dei risultati. Alla fin fine questa quarantena mi ha anche insegnato qualcosa. Questa reclusione in casa mi ha scombinato un po' tutto. Avevo molti programmi su come avrei dovuto impegnare questi mesi. Le prove con la band appena formatasi. Le serate con amici da dedicare all'esplorazione di nuovi giochi da tavolo. E l'esame di Kendo per ottenere il primo Kyo. Alla fine, però, ho vissuto tutto questo periodo della quarantena come fosse uno dei miei precedenti ordinari pomeriggi. Un unico e lungo ordinario pomeriggio tra compiti, videogiochi e musica. La mia musica. E là? Mi sentite? Sono qui? Oh, eccoci. Ciao, sono il telefono di Daniele. Sono un modello... Aspettate, mi informano dalla regia che volete parlare della quarantena. Ok, va bene. Non sapete quel che vi perdete. Comunque, che dire, tra noi non è cambiato molto. Sono sempre stato con lui. Mi lasciava per caricarmi e poi mi riprendeva subito dopo. L'ho sentito parlare di tutto. No, sai, ti dicevo, paranoie, cioè, amicizie, ragazze, dico, e di questo in abbondanza. Non lo so. A volte ho avuto il dubbio che stesse impazzendo. Era arrabbiato, subito dopo triste e dopo ancora felice. Male, è stato un periodo variegato. Gli ultimi tempi sta cominciando ad uscire e in tasca, sai com'è, non si vede molto. Non so se rispetta le regole, ma spero sinceramente che lo faccia. Non voglio che mi lasci solo perché ha tirato il calzino. La mia vita è cambiata durante la quarantena? Questa domanda può avere sia una risposta affermativa che una negativa. Questa è una risposta che può recare confusione. Cerco di spiegarmi meglio. Non sono cambiate le azioni che compiamo, ma il modo con cui le eseguiamo. Facciamo qualche esempio. Tutti i giorni noi studenti siamo a scuola, non più in classe, ma nella nostra cameretta. Nonostante ciò, seguiamo sempre le lezioni e possiamo studiare. Io e i miei amici stiamo continuando a giocare a calcio, anche se solo attraverso un controller. Io sono dell'idea che con un po' di fantasia, anche durante questo periodo complicato, riusciamo a fare il 90% delle cose che facevamo prima, anche se magari non otteniamo lo stesso risultato che otteniamo dal vivo.
Ciao Battari, secondo te il materialismo di Foscolo si può definire un carattere romantico? E no, prof, al contrario, è assolutamente un carattere illuminista. Bravo, sì, risposta esatta. Avete capito, ragazzi? Ci sono domande? Ehi, c'è qualcuno? Nico! Oh, allora? Oggi gioco fino a sera, eh? Spero di divertirmi un botto. Oddio. Nico, ma ci sei sempre? Eh? Io che ero solito uscire spesso con gli amici ed andare in giro, mi ritrovo anche oggi pomeriggio qui sul mio letto a guardare video su YouTube e film su Netflix. Arrivato verso la fine dell'ennesimo film, il mio sguardo inizia a spaziare da una parte all'altra della camera, in cerca di un nuovo passatempo. Ad un certo punto mi accorgo di un libro di piccole dimensioni, a cui non avevo mai fatto caso. Dunque decido di alzarmi e prendere il libro. Sulla copertina stava scritto Zanna Bianca. Tra me e me, già alla prima lettura del titolo, ho pensato che avevo ragione sul fatto che non rientrasse tra i miei interessi. Però, dato che non ho di meglio da fare, decido di iniziare a leggere. Una volta iniziato a leggere, dopo solo 3 giorni, mi ritrovo già ad averlo finito. Devo ammettere che non era niente male, e inoltre ho rivalutato molto la mia idea sulla lettura. In questo periodo era tutto fermo, sport, cinema, lavoro, scuola, eccetera. Di nuovo non succedeva niente, era probabilmente il momento giusto per fermarsi e pensare ai ricordi.
Per anni ci siamo chiesti perché molte persone amassero così tanto documentare quasi ogni momento della loro vita, scattando foto o registrando video. In questo periodo invece si è rivelato molto utile avere immagini da poter riguardare. Un'altra cosa semplice ma interessante da fare è stata parlare con amici o parenti di esperienze passate, rammentando fatti accaduti qualche tempo fa. Forse eventi come questo ci aiutano anche a capire l'importanza del godersi un momento, perché poi, dopo qualche mese o qualche anno, costituirà un ricordo. Questa terribile notizia mi ha veramente spiazzato. Mi sono ritrovato a vivere le mie giornate in modo sempre più banale e monotono. Tutti i giorni la solita routine. Ma fortunatamente mi sono reso conto che stavo buttando il mio tempo e l'ho sfruttato per imparare a fare cose che prima non ero abituato a fare. Un'Italia zona protetta. Periodo mi ha fatto riflettere e ho capito che la vita è una sola e va vissuta al meglio. Queste strade così vuote, nessuno esce, nessuno che fa, che gira per le strade, le terre deserte. Mamma mia, mi fa quasi paura vedere le strade così vuote. È come fosse una punizione. Sì, una punizione fatta dalla natura per noi, per tenerci chiusi in queste case, in queste quattro mura. Beh, che potrei fare? Boh, andare a leggere un libro. No, non mi piace tanto leggere. Allenarmi. Ma dopo un po' mi viene a noi. Cosa posso fare in questa quarantena? No, è troppo presto per leggere. No, no, non leggo. Neanche allenarmi, non ho voglia. Tanto, quando riapriranno le palestre, mi alleno. Che fare? Boh, una vita tranquilla potrei fare. Stare lì, alla mia postazione, un po' incasinata, e stia. Beh, è venuta. Ora, niente. Ho visto un video su YouTube, e che in pratica questo video qui parla di canto. Io, a me mi piace sempre imparare a cantare. E voglio iniziare a cantare, sì, cantare le canzoni, quelle che conosciamo noi tutti. Sì, sono finite le video lezioni. Buongiorno, oggi è il 9 giugno e oggi niente, che fare? Oggi è finito questo lockdown, cioè questo periodo di quarantena. Quindi ora si può uscire, trovare gli amici, andare a giro, non ci vuole più questa autocertificazione. E ora via, è iniziata la vita mia, perché io una volta uscivo, facevo i giri. Però nel senso devo stare con delle mascherine che sono tipo queste. Sì, le mascherine con cui soffocherò, però via, oggi si esce e andrò a trovare i miei amici. La quarantena ha cambiato tutti quanti, ci ha separato dagli amici, dai familiari, dalle persone a cui teniamo e con le quali stiamo bene.
Siamo stati rinchiusi circa 2 mesi, circondati da 4 mura che ci proteggevano dal virus, ma ci separavano dagli affetti. Adesso possiamo tornare ad uscire, a divertirci, a parlare, a ridere insieme e quasi non ci sembra vero. Sappiamo che in questa situazione il nostro benessere è appeso a un filo, sottilissimo, e noi ci aggrappiamo più forte che mai, per non lasciarlo andare. Lo facciamo insieme, più uniti che mai, anche se a distanza di 1 metro, perché stare da soli ci ha fatto capire quanto siano importanti le persone al nostro fianco. Siamo cresciuti insieme, combattuto, lottato, superato ostacoli, pianto, e non sarà certo un virus a separarci. Quando ci siamo rivisti per la prima volta, il non abbracciarci e il non salutarci come si deve ci ha fatto male, ma così doveva essere. Gli amici e la famiglia sono tutto per me e niente potrà portarmeli via.